Le festività natalizie sono giunte al termine ed io riprendo la consuetudine di consigliare libri che ho trovato particolarmente interessanti. Per questo motivo oggi vi parlerò del libro dal titolo Il ballo delle pazze, scritto da Victoria Mas, edizioni EU. Victoria Mas proviene dal mondo del cinema e al suo primo romanzo. Devo dire, molto ben riuscito per come è scritto e anche per il tema che affronta. Ci troviamo in Francia nel 1885, in quello che possiamo definire il manicomio psichiatrico della Salpêtrière. In questo luogo vengono accolte tutte le donne che presentano problematiche legate alla psiche o quella che viene considerata l'isteria femminile. Le internate nel 600, ricoverate in queste strutture, erano incatenate, abbandonate completamente a se stesse. Nel 1885 c'è il dottor Charcot, che è stato il maestro di Freud ed è un medico molto attento all'isteria femminile. Anzi, attraverso l'ipnosi cerca di riproporre, di ripristinare in un certo qual modo quelli che sono gli attacchi isterici o anche le convulsioni, nel tentativo di spiegarne le cause. All'attenzione, alla presenza di un gruppo numeroso di medici che osserva quanto accade in queste sedute di ipnosi e spesso le giovani donne sono delle vere e proprie vittime di queste pratiche. Quindi è un libro molto duro, molto particolare perché fa luce su quelle che sono le ombre presenti all'interno di queste strutture. Ci sono donne di tutti i tipi ricoverate all'interno della Salpêtrière. C'è per esempio Louise, una povera ragazza con problematiche mentali che la famiglia ha abbandonato all'interno di questa struttura. C'è poi Eugénie. Eugénie è una chiave di lettura e una chiave importante di questo romanzo. Eugénie non è pazza, ma appartiene all'aristocrazia francese. Il padre ha deciso di ricoverarla in questa struttura perché Eugénie è una donna, una ragazza moderna che non accetta quelle che sono le consuetudini dell'epoca specifiche per le donne e per questo motivo viene ricoverata all'interno di questa struttura. C'è poi Thérèse, la decana del gruppo, è una donna che è diventata oramai all'interno di questa struttura un riferimento per le altre più giovani e se ne avesse la possibilità, cosa che non è, non uscirebbe più da questa struttura perché oramai la sua realtà è questa. C'è poi un altro personaggio chiave all'interno di questo romanzo ed è Geneviève. Geneviève è un'infermiera, una caporeparto in un certo qual modo, che assiste in un modo distaccato le internate fino a quando non arriva Eugénie. Di cui parlavamo precedentemente, che rompe lo schema all'interno della struttura, ma soprattutto rompe lo schema all'interno della sua mente. La mette di fronte a degli interrogativi che riguardano il suo atteggiamento e le sue credenze all'interno della struttura e anche nella sua stessa esistenza. Il titolo del libro, Il ballo delle pazze, è legato alla consuetudine macabra, oserei dire, presente all'interno di questo luogo, in base alla quale ogni anno si organizza un ballo al quale è invitata tutta la Parigi che conta, la Parigi bene, che può interfacciarsi per un'unica volta con le internate, quindi con le pazze, con quelle che il mondo considera una deviazione rispetto alla normalità e può quindi in un modo perverso, oserei dire, avvicinarsi a queste giovani esistenze, scrutarle, osservarle e anche deriderle. Quindi è un libro che
merita davvero di essere letto, ci consente di entrare in un mondo sconosciuto o poco frequentato e di fare considerazioni davvero utili e per comprendere un'epoca, le tradizioni di quel periodo ed eventualmente, anzi ci auguriamo fermamente, per impedire che cose del genere possano ripetersi. Quindi Il ballo delle pazze, scritto da Victoria Mas, edizioni EO. Alla prossima!